e stiamo presentando il libro di Orazio Fermiani, Cambiale sociale, Vademecum. Cosa è, come emetterla e utilizzarla, chiaramente la cambiale sociale. Giorgio Vitale. Ciao. Bene, io per dire due parole di presentazione, leggo dal libro una piccola premessa. L'unico modo per evitare la catastrofe è quello di capire che nessuno è esente da gravi colpi sociali e pertanto la soluzione va cercata non nella distruzione degli avversari, ma nella creazione di un nuovo modello sociale in cui non sia più possibile il ripetersi degli errori del passato. Il vero problema, quindi, non sta nell'istituzione del reddito di cittadinanza generale, ma nel rivedere il sistema fiscale in conformità alla possibilità di realizzare tale esigenza, ormai irrinunciabile per una nazione e dei cittadini che si possono definire sovrani. Bene. Vuoi un applauso? Sì, brava. Un applauso. Allora, parli direttamente tu oppure parla lui. Vabbè, allora, parlo io. Passiamo subito la parola a Orazio che ci spiega. Detto il cocrite. Che lui fa di solito un librone grosso così. E stavolta ne sono contenuti. Invece questa volta ha fatto un piccolo libretto che si chiama Vademecum. Sì. Vademecum. Certo. Orazio. Allora, già 3 anni fa. Amici miei. 3 anni fa ho pubblicato l'altro libro sullo stesso, diciamo, argomento, che è l'argomento più negli ultimi anni in qualunque ambiente, diciamo, si occupa di finanza o monetarismo o economia in generale. Il discorso quindi è un discorso che parte da lontano e nel libro Arma letale, ovvero Cambiale sociale, di 3 anni fa ho evidenziato, diciamo, tutte le varie magagne che si sono nel corso dei millenni e dei secoli ripercosse sulla società in generale e sulle classi meno abbienti in particolare. La cosa che ho poi rimuginato nel corso di questi 3 anni e anche già da prima è sul fatto di come mettere in atto un piano che riesca a cercare di smuovere, diciamo, questa crosta istituzionale del concetto che le banche debbano essere determinate in un determinato modo. Cioè, le banche non sono altro che il veicolo o lo strumento che appunto veicola il valore attraverso tutta una serie di strumenti, di apparati di vario genere, controllano il potere economico e quindi il valore prodotto all'interno degli stati. È possibile cambiare questo stato di cose? Mi sono domandato in tutti questi anni e la soluzione è che è possibile avendo dalla propria parte il consenso di una, cerchia abbastanza ampia di operatori commerciali, imprenditori e quant'altro. E allora, per mettere in atto tutto questo ambaradam, mi sono strutturato e dotato di uno strumento organizzativo ed è questo libricino che appunto adesso andiamo a pubblicizzare, che si chiama Cambiale sociale Vademecum. Cioè, praticamente è il libretto delle istruzioni, il manuale che dovrebbe essere, diciamo, essenziale per tutti coloro che si occupano di economia, di finanza, di monetari, problemi monetari. La cosa, importante che scrivo in questo libretto, come concetto in primis, è il fatto che le banche hanno condizionato nel corso dei millenni il concetto di moneta, ma soprattutto il concetto di credito e di debito, che
diciamo, dovrebbe avere un rapporto continuativo logico, come qualunque altro tipo di pensiero. Aspetta un attimo che ho preso il libro. Di qualche cosa anche te, che ho preso il libro sbagliato. Allora, questo lui, vedi, mi ricorda un grande poeta italiano, niente meno che Ungaretti. Quando io facevo l'università, e pomeriggi stavo sempre all'università nei laboratori, mi piaceva andare a sentire le lezioni di Ungaretti, che aveva un incarico di insegnamento alla facoltà di lettere, che stava dietro alla facoltà di chimica dove stavo io. Uscivo e andavo a sentire le lezioni di Ungaretti. Ungaretti teneva le lezioni su Leopardi e su Manzoni. Aveva un libro di Manzoni e un libro di Leopardi, no? Ogni tanto, dovendo citare Leopardi, prendeva il libro di Manzoni, e dovendo citare Manzoni, era già un po' in là nell'età, capito? E prendeva il libro di Leopardi. Quando se ne accorgeva, diceva: cari ragazzi, ricordatevi sempre di non sbagliare Leopardi con Manzoni. Quindi, grande insegnamento. Bene, sì, c'entra come i cavoli a merenda, ma sotto quel profilo profondo che dice lui, c'entra. Allora io riferivo ad un argomento assolutamente, come al solito, i nostri cari dominatori dello scenario mondiale, da sempre, fanno un'operazione di indottrinamento fallace, nel senso che raccontano un sacco di balle facendole passare per vere. E una di queste cose, ovviamente, è stato fatto da Bartolomeo Luca, oddio, il cognome adesso un attimo male, te lo non me lo ricordo al volo, te lo dovevi appuntare. Non me lo ricordo al volo, poi mi verrà in mente, che è stato l'inventore, o quantomeno quello che viene indicato come l'inventore del concetto della partita doppia, che era un amico fra l'altro di Leonardo da Vinci, e era non a caso un prete laico che insegnava in varie università, ed era uno che era della... Era infatti un doppio giochista. Infatti quando io ho scritto questo argomento sul libro Arma Letale, parlo di doppio gioco e di falsa interpretazione. Ma la cosa importante la voglio leggere, perché questo indica esattamente quanto è infame l'idea veicolata dall'Accademia oramai inconfutabile, la famosa Accademia degli Incoscienti, controllata dal potere monetario, ovviamente, che ha tutto l'interesse che la gente pensi in quel modo, mentre in realtà, adesso faccio vedere un esempio semplicissimo che rappresenta la reale effettiva concreta azione, nelle sue dimensioni più semplici ma anche più profonde, che pervadono un'azione di negozio giuridico. Come tutti sanno, il negozio giuridico è qualunque tipo di interscambio di qualunque genere, economico, intellettuale, concettuale, eccetera. Allora, qui in questo libricino poi c'è un settore, una parte in cui faccio una specie di FAQ, cioè a domanda rispondo, in cui appunto, fra l'altro, alla domanda numero 2, uno, che queste sono domande reali, vere, che io avevo messo in piedi qualche anno fa in internet, e qualcuno mi domandava appunto, cercando di avere altre ulteriori spiegazioni. Allora, domanda numero 2. Se è nato primo l'uovo o la gallina? Se tu mi vendi un frigo a 1000 euro, ti compilo una cambiale sociale, ciò non toglie però che io ti devo i 1000 euro? Perché c'era un discorso prima in cui si diceva che la cambiale sociale è un pago, non un pagherò, no? E la risposta che do io è questa: ho già spiegato che la cambiale sociale è un titolo di credito,
la cambiale sociale, contrariamente a quello che la gente pensa, a proposito della cambiale, e che cioè la cambiale è sempre un debito, non è vero affatto, e lo dimostro qui. E quindi dico, è un titolo di credito, credito, è un titolo di credito, è e rimane sempre soltanto un titolo di credito. E faccio un esempio: se io possiedo una pepita d'oro e ti pago il frigorifero con la pepita, tu diventi possessore della pepita. Hai mai visto o sentito dire che una pepita d'oro, passando da un possessore precedente ad un altro successivo, si è trasformata istantaneamente in piombo? Sempre oro è, sempre un credito è. È un credito che da me è passato a te, ma non crea automaticamente, biunivocamente, mentre passo a te, un credito, un debito per me. Perché se io ce l'avevo vuol dire che ero inattivo, quindi quello che da attivo trasmette a te può diventare uno zero, no? Che non c'ho più altro credito, ma non diventa un passivo. Viceversa, il signor Bartolomeo Luca, il cognome non me lo ricordo più, ha affermato che attraverso la partita doppia questo è possibile. E quindi sempre una pepita d'oro rimane, pure se la fondi può cambiare forma, ma sempre d'oro rimane. Quindi quando io ti cedo una cambiale sociale in pagamento del frigorifero, la cambiale sociale è un titolo di credito e rimarrà sempre in eterno, fino a che non si esaurisce ovviamente, un titolo di credito. E quindi come tale è esso stesso un valore, non ha bisogno mai di essere pagato con degli euro per poter valere. La cambiale sociale è di per sé stessa valore intrinseco e serve... In cambio è un altro pezzo di carne. E poi te lo metti in tasca. Ma c'era un frigorifero, non l'ho mica rubato. Era lì pronto a essere dato a chiunque. No, no. E io ti dico, guarda, io in questo momento non ho la pepita d'oro, ma te la do, ti do questa cosa qui che vale come una pepita d'oro. Praticamente la cambiale sociale è una forma che garantisce l'immediato fruizione di un bene materiale. Aspetta, che già esiste. Però che non già stai esiste. Nel video. No, sta registra. E quindi... Bisogna magari se palla spostare la per tornare, diciamo, guidare sul discorso, quindi un titolo è un documento che comprova, come dice anche la giurisprudenza e il diritto, la titolarità di un possesso, uso, beneficio, e questo titolo serve eventualmente a trasferire questa titolarità. Ad esempio, un atto di compravendita è un titolo di possesso, esattamente come un titolo anche la cambiale. Questo atto di possesso ha una valenza positiva sempre, non è che un titolo di possesso di un terreno prima vale 1000 euro e poi dopo ne vale meno 1000 euro, perché è passato di proprietà, sempre 1000 euro vale, sia che io ce l'abbia prima e sia che l'abbia poi conseguito dopo, e quindi sia quando lo detiene Giovanni, sia quando lo detiene Ubaldo o Filippo, sempre meno per Equitalia se valeva prima 10 adesso vale 100, sempre un titolo di credito rimane esattamente come la pepita. Il titolo di credito è come una pepita d'oro, è un valore in sé, non diventa mai per nessun motivo un valore negativo. Ma la cosa, diciamo, essenziale in tutto questo è che nel frattempo, nel corso degli anni, abbiamo assistito a tutta una serie di modifiche concettuali all'interno della essenza, integrale del valore della moneta, del concetto della moneta, perché siamo passati da un valore in sé, in quanto, ricordo quello che ci ho detto altre volte, in quanto per esempio, siccome i nostri cari sacerdoti, sciamani o quant'altro, quando si sono resi conto che nel sacrario, nei vari sacrari, nei vari oracoli sacri dove c'erano questi templi dedicati ai vari dei pagani, si svolgeva costantemente un mercato, perché richiamava molta folla e quindi c'era potenzialità di acquisto, di scambio, di vendita, santini, statuine, come fare impresa. Certo. Allora hanno visto che qualcuno usava corni rossi, ebelos, corni... gli
gli obelos per fare la donazione al re, al dio. E questi obelos erano di rame in genere e servivano inizialmente come spiedi per infilare la selvaggina e cuocerla sulla brace al centro della cavalla. Chiamiamo la selvaggina. Quindi questo permetteva di essere a questo strumento un qualcosa di utile a tutte le famiglie e quindi di facilmente accettabile. E quindi quando andavano, i vari personaggi andavano con questi manufatti in rame a venderli al mercato, qualcuno li regalava al sacerdozio e quindi diventava un obolo. Da ebolo, che era inizialmente lo spiedo, si è trasformato con l'aggiunta e lo scambio di questa vocale in obolo, che poi è diventato obelos, obolo, e quindi ecco è rientrato, diciamo, d'autorità dentro al circuito mistico religioso. A quel punto i preti hanno detto: ma perché dobbiamo farci fare solo regalie? Utilizziamolo noi e lo facciamo pagare. E quindi a quel punto che cosa hanno fatto? Hanno stabilito che loro avevano l'autorità per poterlo giustificare e dare una funzione di fiduciaria, no? Perché ti pare che il prete ti frega? Non esiste che il prete ti freghi, no? E allora giustamente cercavano di entrare nell'affare. Santini, medaglietti. Nell'affare ci sono entrati talmente bene che a un certo punto mettevano proprio rosari, proprio i famosi il rosari conio, di Padre Pio. Il conio, mettevano il conio del centro oracolare, tipo Delfi, tipo qualunque altro, e ci mettevano appunto questa, diciamo, nuova imprinting, questo nuovo imprinting. E da lì ovviamente hanno poi, diciamo, ampliato il loro raggio d'azione, sono diventate prima mercanti usurai loro e poi banchieri. Ma il concetto è stato travisato, perché inizialmente era un dono al Dio, oppure un dono all'altro che ti dava una qualche altra cosa in cambio, che aveva un valore intrinseco in sé anche l'altra cosa. Poi siamo arrivati ai metalli, diciamo, pregiati, tipo l'argento, l'oro, la plastica. Sì, vabbè. anche la plastica è di valore. Oramai tutte le carte di credito sono di plastica e giustamente hanno un valore molto alto, non tipo. Nel corso degli anni siamo passati quindi dal dono al controllo della moneta in metallo pregiato, dopodiché gradualmente sempre meno pregiato, tant'è che oramai non c'ha più nessuna, diciamo, correlazione, rapporto di nessun genere fra il valore intrinseco dell'oggetto che dai in catalizzatore, come catalizzatore del valore, e diciamo quindi oggi ormai è possibile, siamo arrivati appunto alla follia assoluta della emissione monetaria senza nessun controllo, tant'è che abbiamo per esempio dai 700 ai 1400 miliardi, no, dal 700.000 ai 1.400.000 miliardi di dollari in fondi fasulli, in fund di qualche genere, diciamo, no? Quindi per tornare quindi al discorso della cambiale, la cambiale, quando una volta fino alla diciamo introduzione dell'euro, perché più o meno 91 ancora questo valeva e poi anche successivamente sotto vari aspetti, quando appunto la dissoluzione del valore intrinseco è diventato oramai inalienabile, inconfutabile, presa di posizione deve essere fatta chiaramente. Cioè, mentre fino al 91-92 e poi anche fino al 2002 la moneta lira aveva comunque la dicitura, la didascalia
con la scritta pagabile a vista al portatore, e quindi aveva, pure se non era, nella realtà non era più fattibile, però in teoria uno poteva esigere il compimento del negozio giuridico e quindi avere la parte di oro del valore nominale della banconota. Viceversa, e quindi aveva un senso che la cambiale originaria, quella normale, quella della Convenzione di Ginevra del 1930, quella era una promessa sì di pagamento e quindi aveva giustamente l'obbligo di essere bancata o comunque pagata alla scadenza con un qualcosa che aveva un valore intrinseco, tipo la banconota che integrava in sé il valore del metallo pregiato. Viceversa, quando questo ormai non esiste più, è molto più titolo al portatore una cambiale, perché giuridicamente è un titolo al portatore, che un buono omaggio come oggi è l'euro, dove non c'è le caratteristiche del titolo, non c'è il nome del cassiere, non c'è il nome del governatore, il nome del governatore adesso ci hanno messo, non c'è il numero di serie, non c'è la quantità di serie stabilita per quella determinata emissione, non c'è la data di emissione, non c'è la data di approvazione della legge istitutrice di quella emissione, perché nelle banconote, quelle vere della Banca d'Italia, c'era la data della legge per la emissione successiva. Quindi, guarda che nella firma di Draghi sulla banconota euro è una pura firma, non è una firma a conseguenza di qualcosa scritto bene, certo. È una pura firma, non serve a niente, certo. Io ti piglio un pezzo di carta, è solo la firma. Per dare una parvenza vale di ufficialità alla questione, nemmeno non c'è nessuno. Quindi quando noi parliamo di dover pagare poi in euro la cambiale emessa magari 6 mesi prima o un anno, due prima, quanto sia, ma che senso ha? Mentre, come dire, io ho la Rolls Royce, però fra 4 anni, sono obbligato a cambiarla con la Mini o con la 500. Cioè, non ha senso. Una volta che io avevo la Lambretta, alla fine dei 4 o 5 anni, mi dicevano: se tu paghi, poi ti diamo la Fiat 500. Aveva un senso, ma guazzabuglio di concetti, alla fine il sistema è solo per cercare di incastrare la gente ad andare a chiedere in prestito i soldi per pagare la cambiale, i soldi diventando così schiavi dell'usura bancaria che sappiamo, mentre invece potremmo emanciparci emettendo noi stessi la nostra banconota, perché no? Allora, per legge le banconote, ormai l'euro è corso forzoso, quindi non si può in nessun modo fare alternative legali a questo tipo di obbligo, ma viceversa nessuno vieta, anzi è una convenzione internazionale ormai immodificabile e non rescindibile, perché si può, tra gli accordi internazionali, come si sa, a seguito della convenzione di Vienna del 1958 e successive, i trattati internazionali si possono scindere in qualunque momento, ma con penale e con i tempi debiti. Guarda per esempio il Brexit, adesso l'Inghilterra ha detto: no, me ne frega un cazzo, io comunque me ne vado e non pago manco le penali, ha detto questa la signora May qualche settimana fa, capito? E tutti lì a preoccupare, oddio, questa muoce, come facciamo? Il debito dell'Stato. E certo, bravissimo, esattamente. Allora, l'accordo di Vienna prevede tutta una serie di cose, ma prevede pure tre diverse formule, adesso qui non le so dire perché è troppo lunga, tre diverse formule per uscita. E c'è anche quella senza penale, appunto, a cui fa riferimento la May, perché tu mi avevi incastrato prima, perché tu mi avevi detto il falso quando tu mi hai convinto a firmare quel trattato internazionale. È chiaro? Quindi quando noi vogliamo uscire dalla Brexit o dall'Italex o da quello che vogliamo, o dall'Eurix o da Asterix, non c'è problema, perché possiamo dimostrare in qualunque momento che questi infami non solo non fanno l'interesse morale, sociale, come è scritto nel trattato di Maastricht, quello originario, in cui dicono che la finalità economica deve essere
morale, deve essere con socialmente sostenibile ed utile e vantaggiosa. E viceversa questi hanno creato una società in cui ci stanno schiavizzando tutti. Ovviamente. Permetto una domanda al relatore. Allora, io volevo sapere che cosa chiede, cos'è il Trattato di Vienna? Non sono ignorante. Trattato di Vienna, ci sono stati due Trattati di Vienna, uno del 58, l'altro mi pare che del 75, dove si sono messi a punto quello che già era inserito nell'Admiral Law, no? Cioè nella legge dell'ammiragliato, che prevedeva appunto che i trattati internazionali possono essere congiunti o disgiunti secondo delle regole internazionali accettate comunemente, di prassi d'uso comune, che però non erano mai state normate effettivamente in senso ampio e completo fino al 1958 e poi il 75. Ecco, ci sono state appunto, si è dovuto creare questo nuovo incontro successivamente, perché c'erano appunto dei punti da chiarire, da migliorare e quindi da rendere fruibili in maniera standard. L'altra domanda è sulla monetazione. C'era già stato l'accordo di 44 per Bretton Woods e diciamo che è stato poi superato da Nixon nel 72-73 con l'oscillabilità del monetario. 71. Abbandono del Golden Standard. Ecco, per cui questi accordi non rientravano, questi due accordi di Vienna, in un certo senso non rimanevano incastonati in tutta questa situazione di corso forzoso dell'economia, dell'interscambio finanziario e monetario fra Europa e Stati Uniti, allora, deciso nel dopo. Sicuramente sì. Infatti non a caso c'è stato quello del 58 che raccoglieva tutta una serie di problematiche di trattati internazionali post bellici, chiamiamolo così, tra cui possiamo comprendere anche quello del 44 di Bretton Woods, ma siccome poi appunto nel 71 e poi non solo per quel fatto lì ma anche per tantissimi altri fatti internazionali che altrimenti non avrebbero potuto avere, essere in qualche modo sprogliati, è stato necessario appunto il successivo incontro del 75 proprio per comprendere in nuova ottica, in nuova modalità di realizzazione di accordi internazionali e di possibili modalità di disgiungere gli impegni e disattendere o obiettare gli impegni presi e rinegoziare, perché è possibile anche rinegoziare, come quando tu vai in banca oppure quando tu vai a trattare con un tuo interlocutore di 2 o 3 anni prima con cui hai preso degli impegni, degli adempimenti con magari delle scalette di vario genere, scalette temporali di vario genere e poi sopravvenute problematiche, ti dici beh aspetta un attimo, troviamo una modalità nuova che sia soddisfacente per entrambi, perché tu rischi che io non ti pago più niente o non ti do più niente e viceversa io non voglio rischiare di perdere il vantaggio che avevo con te. Quindi la rinegoziazione è una delle tante possibili soluzioni a problematiche complesse. La cosa appunto che volevo far rilevare, che però è lì nel libro, lo accenno in varie parti, ed è il vulnus principale della nostra società bancaria, monetaria, finanziaria, economica attuale, è il problema che, questo vale in tutti gli stati, non solo in Italia, ma in tutti gli stati civili, tranne in Germania, dove sono stati costretti nel 91, 92, 93 con il reinserimento della Germania dell'Est, hanno dovuto rinormare anche le regole del gioco bancario e finanziario e anche erariale. Sì, perché? Perché nessuno fa notare una assoluta discrasia oggi, e cioè è questo, cioè noi siamo passati da un sistema a moneta metallica o comunque
basata sulla frazione del metallo pregiato, e quindi attraverso tutta una serie di ragionamenti che non so a fare, anche un tipo di esazione erariale basato su quello stesso concetto. Oggi invece noi siamo con un dispositivo bancario, monetario, economico, finanziario basato non più sul gold standard ma sull'emissione dovuta a vari parametri di vario genere, non so dire, e comunque il sistema esattoriale erariale è rimasto lo stesso, quindi è come se marciassimo su un binario dove da una parte c'ho le ruote di gomma e dall'altra le ruote della sciarpa. Cioè no, è un sistema squilibrato, ed è per questo motivo, fra tanti altri motivi, ma soprattutto per questo motivo, e nessuno lo evidenzia mai, è lì il problema grave. Non avete mai sentito un solo economista, dico Nino Galloni, come Marco Della Luna, come Marco Saba, eccetera, non ne ho sentito uno dei colleghi che abbia detto qualcosa in merito a questa discrasia, a questa doppia marcia praticamente. Una marcia con ad handicap, che è quella dell'economia bancaria, viceversa la marcia a sprone battuto dell'economia esattiva. È chiaro? Ed è quello che porta questo scompenso e questa assoluta incompatibilità del sistema, insostenibilità del sistema. Quindi, per tornare al discorso e concludere, almeno per questa parte, qui nel libro avanzo molte volte questa teoria, e nel libro poi trovate anche altre cose. Insomma, è un libro molto sintetico, stringato, ho cercato di fare una cosa quanto più comprensibile possibile, pure se sono convinto che sarà difficile scardinare le incrostazioni mentali che la gente ha dovute alla campagna denigratoria continua, ad esempio delle banche contro le cambiali. Ricordiamoci sempre che, come l'amico Giorgio ieri e l'altro ieri vedevamo, appunto, facevamo rilevare in un libro del 1955, dove Paolo, Paolo, il cognome adesso non viene neanche lui, sì. Conte non mi ricordo più bene, il quale da economista diceva appunto che Sella di Monteluce. Paolo Sella di Monteluce, che è stato un grande economista dell'epoca. 1957. Ah, 57, non 50. Ah, 54. Ah, 54-57. Diamo un po' di tolleranza. Insomma, fatto sta che l'amico Sella di Monteluce diceva una cosa importante, e cioè che nel 1954, 55, 57 in Italia circolavano 15.000 miliardi di cambiali. Allora, negli anni attorno al 2000 circolavano circa 700.000 miliardi di lire di cambiali. Lo sapete quanto cambiali circolano oggi in Italia? Poche. E invece no, ne girano sempre la stessa quantità, 700 miliardi di euro, che 15.000 miliardi del 55, 700.000 miliardi del 2000 e 700 miliardi di euro, dai quali è sempre la stessa cifra. Solo che mentre prima circolavano all'interno della società, fra l'amico Domenico Baccini che faceva l'imprenditore, lui che faceva l'analista chimico, io che facevo il venditore, lui che faceva il suo mestiere, quando ci serviva di fare un extra fund, diciamo così, alla bisogna, noi andavamo in tabaccheria, compravamo un po' di cambiali, dicevamo ecco qua, guarda, tieni, vai tranquillo. Poi anche nel 1955, dei 15.000 miliardi, circa 350 miliardi andavano impagate, che era circa l'8%. Col tempo un po' è peggiorata la questione, perché poi nel 2000 erano attorno al 15%, ma adesso sono di nuovo 15%. Il problema però è che questi 700 miliardi di euro attuali di cambiali se le scambiano le banche. A voi vi danno la carta di credito, no? Che paghi il 3, 4, 5% al mese come minimo, perché non te lo dicono, ma come minimo è quello, e che a loro in queste transazioni probabilmente
sono solo bit, sono solo click. Per voi invece sono soldi. Viceversa, come appunto ho fatto analizzare in più occasioni, per capire la differenza infame che c'è messa in atto sempre da questa banda di delinquenti, le 10.000 lire nel 1995-2000 facevano 14.000 passaggi di mano con un costo di stampa solo, quindi costavano 0,000045 zeri dopo lo 0, 14, quindi niente. Viceversa, se voi fate una transazione di 100 euro 5 volte, pagate, praticamente avete esaurito i 5 euro, i 10 euro che avete, solo con le transazioni, senza dare un centesimo a qualcun altro. Quindi questo per dire che siamo nella melma più totale, ma la soluzione c'è: riappropriarci dello strumento principe della fiducia dell'altro, perché se io faccio una cambiale è solo sulla mia fiducia che l'altro l'accetta, non perché me lo garantisce lo Stato o la banca o il prete. Quindi dobbiamo cominciare a creare una società, a ricreare di nuovo una società in cui la fiducia sia alla base di tutto e non abbiamo bisogno di altro. Giorgio, a te la parola. Volevo aggiungere che abbiamo anche degli ospiti che sono venuti e che magari vorranno prendere la parola, però magari ti puoi mettere qua perché ti sposti un attimo. No, io sono di là, certo. Perché se no non ho bisogno di spostarci in presa. Ti metti qua. Perché non tanto di. Mettiti qua. Io? Chi deve parlare? Adesso fa parlare. Volevo chiedere. Allora, ti chiami? Domenico Faccini. Domenico Faccini, che adesso ci parlerà per cambiare sonare. Sì. Però devi alzare un po' la voce. Sì, volevo chiedere ad Orazio il discorso del demurraggio, che non ho ben capito come funziona. Allora, bisogna fare un attimo un piccolo flashback. La Convenzione di Ginevra del 1930, dove 41 stati mondiali hanno creato questa moneta internazionale a disposizione di tutti, sia degli stati che delle banche che dei cittadini, hanno formalizzato in una serie di concetti base, di elementi che devono essere inseriti in una cambiale per essere un titolo al portatore. E questi titoli sono, cioè questi elementi sono 10 diversi elementi che non sto a dire. Quello che è importante, ti ho fatto una domanda sulla demurrage. Il demurrage è uno degli elementi che è possibile inserire, nel senso che qualunque tipo di titolo può essere studiato fin dall'inizio e concettualizzato anche per una corrosione continua nel tempo di un concetto espresso inizialmente. Cioè, tu per esempio dici, sai benissimo, l'automobile è un bene utile, ma è anche un bene che si distrugge, deperibile, si usura, che deperisce nel tempo, perché appunto è un qualcosa di costruito con materiali deperibili, per cui prima o poi l'automobile decade di prezzo, dopodiché dopo anni magari non lo vuole più nessuno, neanche regalando. Ecco, il demurrage segue questo concetto, cioè mentre un bene, un manufatto, un servizio, una prestazione di qualunque genere, una casa, se è nuova c'ha un valore, se c'ha 10 anni ce n'è un'altra, se c'ha 100 anni c'è un'altra ancora, a meno che non hai mantenuto l'edificio nella maniera dovuta, per cui hai investito nel tempo dei soldi, ma quell'investimento nel tempo di quei soldi è un demurrage, perché se prima la casa valeva 100.000 euro, faccio un esempio, per mantenerla in 50 anni io ci devo spendere, mediamente all'anno 3.000 euro, vorrà dire che dopo 30 anni quella casa mi è costata non 100 milioni ma 200 milioni. La soluzione quindi è o fare come ha fatto il sindaco di Interguggenberger,
Inter Guggenberg, cioè nel 1923-24 questo qua, la grande crisi della Germania Austria, dei imperi centrali, dovuta alla sconfitta della prima guerra mondiale, gli avevano rapinato praticamente tutto per i danni di pagare i danni di guerra, non trovava modo, c'era tanta gente disoccupata, tanta forza braccia disponibile, però nessuno che investiva per rinnovare case, per fare le opere pubbliche, quant'altro. Allora lui si è inventato, questo sindaco si è inventato che emetteva dei titoli di lavoro, si chiamavano così, ti puoi chiamare, un titolo è un valore, è un titolo apportatore, questo era un titolo di lavoro che permetteva praticamente a queste persone che venivano pagate con questi titoli di andare a pagare i debiti col comune. E attraverso questo sistema aveva praticamente nel giro di 6 mesi, 8 mesi rivitalizzato completamente l'economia montanara del suo paesino. E questo però poi nel tempo, qualche tempo dopo c'è venuto a sapere, la Banca d'Austria è intervenuta, ha fatto condannare, tutta una serie di storie, dava fastidio ovviamente perché andava a sconvolgere i piani dei mafiosi, dei banchieri, e quindi ovviamente andava eliminato in qualunque modo. Quindi questo per dire però che la recessione e la perdita di valore è qualcosa insito. Ah ecco, non avevo detto questa cosa qua. Ecco, questi titoli di lavoro in realtà per poter mantenere il valore loro iniziale di facciata andavano integrati di qualche decimo di pfennig, austriaci, che andavano integrati con un francobollo annullato. E quindi mantenevano, se tu quel mese non lo annullavi, non mettevi il bollo, no, diminuiva di quella quantità stabilita alla emissione. Mi pare che era 2% al giorno. Ecco, quindi la cosa importante che va messa in evidenza è che i banchieri non vogliono che sia messa in evidenza per motivi ovviamente di parrocchia, non diciamo altro, è il fatto che quando tu compri un qualcosa, un oggetto, questo qualcosa va in obsolescenza, il frigorifero, la lavatrice, la macchinetta fotografica, cioè dopo un po' di tempo perde di valore per mille motivi. Pensate soltanto alla prestazione di un servizio. Se uno va a farsi fare la messa per il defunto, è un servizio, no? Il prete vuole 50 euro, 100 euro. Lo fa lì in 10 minuti, dopodiché è finito. Lui però ha finito il suo servizio, ma i 50 euro gli durano per tutta la vita. E questo è uno degli errori madornali messi in piedi dal sistema bancario. Cioè il denaro è schizza alle stelle con gli interessi continui degli anni, eccetera. Viceversa, il bene che ha prodotto quell'emissione monetaria, dopo qualche anno non finisce più. Quindi andiamo anche lì su un doppio binario, anche questo un altro ulteriore doppio binario, dove la banconota vale sempre in eterno, addirittura nel codice civile, adesso l'articolo magari 1120 o giù di lì, quando uno deve pagare un debito e per esempio la Banca d'Italia fallisce, e quindi la lira non vale più niente, il debito che avevi in lire passa automaticamente in qualunque altro tipo di divisa che subentra la lira, o in beni e in risorse o metalli preziosi paragonabili al valore che rimaneva per pagare quel debito. Quindi le banche, pure se falliscono, i soldi li prendono. Quindi se ho capito bene, se io emetto una cambiale di 1000 euro, paradossalmente dopo X tempo non sono più tenuto a rispondere, perché... No, allora, arrivo alla domanda. Allora, la cambiale sociale in realtà sono due strumenti che hanno lo stesso nome. C'è la cambiale sociale ordinaria, che è quella a demuraggio, no? E c'è la cambiale sociale privilegiata, che è quella che invece mantiene il valore, perché giustamente chi fa l'imprenditore non vuole che in un sistema ipotetico come quello che io ho immaginato il suo valore poi vada a declinare a zero.
esiste, no? Quindi quella ordinaria chi la emette? Allora, la ordinaria la possono emettere sia gli imprenditori che la gente normale ordinaria, e le cambiali ordinarie privilegiate invece le possono emettere solo gli imprenditori. Cioè, il discorso è questo: gli imprenditori che hanno un magazzino, una scorta di materiali, che hanno un bilancio in attivo, che hanno un credito presso i clienti, che hanno un fatturato in crescente, eccetera, farà la richiesta alla Mediterranea o qualunque altra organizzazione che gestirà la cambiale sociale, comunque la vogliamo denominare, e dirà: mi mandi una verifica e facciamo un controllo di tutte queste risorse, che ho detto io prima. Qualcuno di noi andrà a controllare l'esistenza reale di tutte queste risorse dell'azienda e gli darà una valutazione di limite di credito. Quindi è una svalutazione. Esattamente come la banca. È una sorta di svalutazione questa dell'azienda. Sì, dice, questo, quindi no, allora, quando tu fai la valutazione di queste risorse dell'azienda, le fai realmente, cioè senza nessuna declinazione, senza nessuna perdita, diciamo, decadimento successivo. Viceversa, quando tu vai a emettere la cambiale sociale ordinaria, è diverso, tu assumi la parte. Allora, l'azienda produce, quindi la parte attiva, no? La parte produttiva. Viceversa, quando tu compri un bene che già esiste, prodotto, e che quindi la sua funzione è nel tempo futuro, non nel tempo passato. Quindi nel tempo futuro tu andrai a collocare quel bene che gradualmente svanirà nel futuro, perché è normale che tutto deperisce nel futuro, anche le persone muoiono, no? Gli animali, gli insetti, le piante, tutto. In natura quella è il percorso: nasci, cresci, muori, declini nella vecchiaia e muori. È chiaro. E quindi ecco, da una parte quindi le cambiali sociali ordinarie che seguono questo principio e quindi vanno gradualmente a morire. Allora, si potrebbero anche mantenere in vita, come faceva il sindaco del paesino montano austriaco, che diceva: basta semplicemente mettervi un bollo mensile. Però questo è una formula ricattatoria nei confronti di chi ce l'ha, perché lo costringe a indebitarsi di quella parte di Pfennig austriaci che dovevi comprare dalla banca austriaca. Lo costringi in realtà a utilizzare la moneta perché te brucia il certo, quella è la realtà, certo. Quindi noi dobbiamo uscire dal circuito monetario, bancario, capito? Noi dobbiamo uscire da questo strangolamento di qualunque tipo di attività uno svolge, perché deve, è costretto a utilizzare la banconota della Banca d'Italia o dell'ECU, cioè dell'ECU, della BCE o così via, capito? E quindi posso dire un'altra cosa, che io avevo proposto tempo fa di fare una sorta di gioco di società, una simulazione per cominciare ad avere la pratica di un gruppo, per esempio noi, cominciare ad usare anche in maniera simulata questa cambiale, magari per i pochi importi, come non so, una volta quando si giocava al poker si deputava del 10%, sì. No? si stabiliva al 10%. Il valore 100 e poi pagare in realtà 10. Quindi, specie di riserva frazionaria. Esatto, sì. Si potrebbe pensare di cominciare tra noi, tra un gruppo, a cominciarci a scambiare questi titoli per se tu hai dei beni da vendere, c'hai poco da scambiare, diventa un'operazione finanziaria, non è un'operazione concreta. No, beni o servizi. Allora, qua adesso nel libricino dico fra l'altro che bisogna creare le filiere, bisogna creare tutta una serie, bisogna creare tutta una serie di apparati all'interno di queste organizzazioni di scambio della cambiale, bisogna creare dei circuiti quanto più ampi possibile, perché se non crei i circuiti rischi di fallire il giorno stesso l'operazione, cioè non, lo metti in atto ma nessuno fa scambio, perché non c'è interesse. Che cosa ci scambiamo qua? Qua, cioè, l'unica che fa un'attività che potrebbe avere una qualche valenza è
Giorgio potrebbe fare il consulente farmaceutico o chimico, e qua c'è qualcuno che deve... no, penso di no. Lei fa la giornalista, lui fa l'assicuratore, lui potrebbe no, fare... No, ex assicuratore, passato dall'altra parte. Vabbè. Servizio legale. Vabbè, servizio legale. Passato e giornalista. Vabbè. Lei... disoccupata, l'altra fa la negoziante, te? Consulente familiare. Consulente familiare, tu? Certificazioni? Per qualità. Ah, ecco. Quindi da scambiare fra di noi è molto, diciamo, molto difficile, opinabile che ci sia qualcosa, capito? Quindi dovremmo creare un circuito di qualche, almeno 500 o 1000 o anche più persone che fanno le attività più disparate, in modo da creare un minimo di circuito iniziale, perché potremmo avere pure delle cose da scambiarci fra di noi. Allora, io ho fatto già 5 o 6 anni fa un sito web su di Google, dove ho inserito quello, l'embrione di quello che sarà il sistema di controllo dell'emissione della cabina focale, dove ho inserito tutte le persone, dove ho inserito tutte le persone in questo cloud, diciamo, è un cloud, o una cloud se preferite, che dove si inserisco, ho inserito, e inseriremo anche voi ovviamente, chi vorrà, all'interno di questo formato, questa pagina XML, cioè Excel, in questa pagina c'è tutta una riga di competenze, il tipo di studio, il tipo di professione, non so se c'ha del tempo libero da poter fare alcune attività sociali, che se c'ha una macchina usata da vendere, se c'ha varie modalità di interpolazione con le altre persone, per cui ciascuno di noi può diventare un acquirente o un venditore abbastanza facilmente, perché tutti magari abbiamo bisogno di una macchina usata, come Giorgio ha cercato per tempo e non la trovava, poi è stato parecchio tempo, magari lì l'avrebbe trovata subito. Quindi più siamo, anche se non agiamo direttamente nell'ambito della nostra attività professionale, quella che facciamo continuamente, però potremmo avere possibilità di scambio. È chiaro che se siamo solo una decina non c'è, ma se siamo qualche centinaio, un minimo di, immagino 500 persone di varia estrazione sociale, operativa, professionale, eccetera, sicuramente possiamo partire. Ovviamente localmente, perché poi dilatando gli spazi le difficoltà aumentano, in quanto il frigorifero usato non lo posso vendere a Trieste o a Canicattì, ci sarà qualcuno che lo vende lì più vicino, quindi ciascuno di noi poi dovrà avere la voglia, la predisposizione a cercare di portare gente quanto più possibile all'interno di questo gruppo che stiamo per andare a costruire. Quindi nel libro tutte queste cose qui sono accennate, cioè qui si parla proprio di come fare un circuito, di come le cose che ho detto fino adesso, cioè di teorico, di utopistico, di aleatorio qui non c'è niente, di concetti ce n'è, ho letto quello concetto della bevita, che è l'unico veramente importante qui dentro, ma per il resto è manuale vero e proprio d'uso di come utilizzare e tutte le varie tipologie, le problematiche che possono intervenire, eccetera, cercando di immaginare quanto più possibile tutte le difficoltà a cui si può andare incontro. È chiaro che ovviamente non sono onnipotente, quindi sicuramente tantissime cose non sono prevedibili e non l'ho previste, però ecco, questa è una prima fase per cominciare a entrare nell'ordine di idee di realizzare davvero questa momento di scambio. L'ultima domanda, che differenza c'è rispetto ad altri sistemi già esistenti, di pensare il T-Pex e chi ha fatto? Bene, allora
La differenza, intanto il Sardex è della Banca Salerno. Il Timber frappò sarà di qualche altra parte, lo dice Orazio. Come minimo acquisisce un brico. Allora, il Sardex non è l'unico, è quello più conosciuto, ma quella più importante è la video trade, quell'altra cosa. La video trade che nessuno conosce, ma che nel 2014, l'ultimo anno di cui si hanno dati certi, bilanci e generazione dei redditi, questa video trade ha fatturato per quell'anno solo di competenze provvigionali. Solo di competenze provvigionali dovute ad interscambio, perché poi dopo dico che cosa è esattamente, ha avuto, facendo da mediazione, come dovrebbe fare Alba Mediterranea o qualcuno che organizza il circuito, questa video trade ha ottenuto 25 milioni di euro di fatturato provvigionale. 25 milioni provvigionale. Volume di scambio, immagino da solo. Allora, le varie società tipo Sardex, Tiber e quant'altro, e anche questa video trade e anche BXP per esempio, che è un'altra molto importante, non è che lo fanno per filantropia, lo fanno per interesse, essendo sempre comunque controllate da banche, più o meno direttamente, più o meno visibilmente, ma tutte controllate da banche. Un affare da 25 milioni di euro le banche non se lo fanno scappare. Allora, la cosa da dire è che, siccome non sono filantropi, prendono le provvigioni su tutte le transazioni e le provvigioni vengono pagate in euro, non vengono pagate in Sardex o in Tiber. Capito com'è la questione? Viceversa, noi di Alba Mediterranea, attraverso la cambiale sociale, non prendiamo provvigioni in maniera, diciamo così, pesante al 10%, ma al 2%, al 3%, dovremmo eventualmente stabilirlo in una prossima, diciamo, seduta collegiale, ma soprattutto vengono pagati in cambiali sociali. Le transazioni vengono pagate a compensazione mensile esattamente come Sardex, BXP, Videotrade e tutti gli altri, ma lo scompenso mensile, che non può essere dare a vero uguale a zero, perché poi ve lo spiego, quella, diciamo, compensazione per andare in pareggio viene pagata in cambiali sociali e non in euro. Le banche non c'entrano. Non le facciamo entrare, capito? Ci blindiamo fuori dalle banche. Ma per il pagamento delle tasse, grazie. Il pagamento delle tasse vengono fatte in euro, per forza. Per noi dice ci sarebbe un risparmio poi all'interno del circuito, no? Se ci sono scambi. Aspetta. Se è una moneta creata dal nulla. Allora, intanto c'è il... No, aspetta un attimo, c'è la... tu stai no. Fuori dal video, non ti si vede, si sente magari quando devi... Sì, passa e poi dopo magari Buonasera, la mia domanda. Io sono Umberto Bianchi. Ecco, Umberto Bianchi sta intervenendo, abbiamo visto che ha preso appunti, sarà una domanda ben particolare, come al solito. Se c'è il pallino. Allora, io ti volevo fare una domanda. Allora, siccome a me piace anche contestualizzare, nell'approvare la tua iniziativa, nel trovarla molto interessante e stimolante, io mi chiedevo che però, visto un contesto generale, cioè noi parliamo di cambiale sociale, però secondo me la cambiale sociale, che è giusto che ci sia, che è un'idea innovativa e strutturata bene da come l'hai presentata tu, è giusta che però sia anche interrelata a altri problemi, il problema dell'emissione bancaria, del signoraggio, dell'euro, degli accordi internazionali. Allora, secondo me, a mio parere,
non è possibile solo parlare di cambiale sociale, cioè perché ci sono due forme di diciamo, circuito politico per addivenire alla soluzione, che poi è una soluzione molto difficile, di un problema come quello finanziario, cioè quello dell'emissione di denaro che tu paghi, perché questo è il problema sostanziale. Ma la soluzione di questo problema non si arriva soltanto con un discorso di richiesta istituzionale che sappiamo essere molto difficile, un cammino arduo, lungo, diciamo difficile perché ci sono tante forze dell'opera, ma anche con un percorso che io definisco comunitario. Cosa vuol dire un percorso comunitario? Qui non si può soltanto, noi dobbiamo partire da un concetto che oggi si è andato anche diffondendo per esempio in India e compagnia bella, quello dell'azionariato e o del credito diffuso. Cosa significa? In India c'è stato qualcuno che ha cominciato a fare delle banche che prestavano a interessi bassi o quasi nulli, per esempio. Era un microcredito anche di poche cose, poche rupie, questo discorso andrebbe trasposto anche qui in Italia con la diffusione, creazione, incentivazione di quello che dovrebbe essere, che noi oggi chiamiamo azionariato diffuso, creare microimprese, perché noi sappiamo che la struttura di tutte le grosse società del passato e del presente si è sempre fondata e incentrata sulla piccola proprietà. Le società in cui c'è stata una mega proprietà sono state destinate al fallimento, comunque a creare oligarchie, come vogliono fare adesso, che dominano su più, un malessere diffuso e un benessere in mano a poche persone. Per sconfiggere questo ciclo di decadenza che ci sta cominciando a travolgere adesso con la globalizzazione, noi dobbiamo creare la possibilità di un benessere diffuso per tutto tramite la piccola proprietà, che è il nervo della costruzione di una comunità. Non si può arrivare a questo se non creando un percorso non solo istituzionale e politico, ma anche comunitario. Cosa significa? Cambiare sociale, d'accordo, ma anche microcredito, incentivazione alla creazione della piccola impresa. Sotto il sistema bancario, con microcredito. Si può anche creare una circolazione virtuosa di denaro, per esempio ci sono le banche islamiche che è una follia, sembra, prestano denaro interesse zero, forse perché danno un fixed rate e non quel meccanismo infernale che io ho fatto assicuratore per 20 anni, che è dell'interesse sull'interesse che si muove, è quello che va stroncato. L'interesse da pagare un 2% è giusto, ma non deve essere un 2% a cui si cumula altre cose. Non è giusto mai pagare un interesse. Beh, sì, un momento, se tu presti del denaro e quello lo devi riavere, c'è un costo di usurazione del denaro, un minimo deve essere dato. C'è un modo di prestare il denaro senza un 2% e non ti sto a dire che sarebbe troppo lungo. No, le banche islamiche fanno un prestito senza interesse. Ma secondo te, sì. Quando uno emette una cambiale, non emette, come abbiamo detto prima, anche un valore, non diventa azionista di una società di interscambio come quello che abbiamo detto, tipo BXB o Videotrade o chi altro. Loro poi diventano azionisti in euro, noi invece diventiamo azionisti in cambiali sociali. Dove sta la differenza? Siamo mini o grandi azionisti, non ha importanza. Siamo proprietari di quello che facciamo. Ma quello sono d'accordo, però comunque adesso ti volevo rispondere. In Italia questo non è possibile fare, perché esiste un testo unico bancario che inibisce a chiunque di fare qualcosa di diverso da quello che stabilisce il testo unico bancario, che guarda caso è un testo fatto emettere dal Parlamento nel 91, 92, anzi nel 93, nel 93, sotto la spada di Damocle del terrore mediatico messo in atto contemporaneamente anche con la Di Pietro e compagni, Mani Pulite. Quindi tutti avevano terrore, hanno pagato per fare quella legge infame che si chiama adesso unico bancario, e qualunque società, anche araba, che vuole aprire una sede in Italia deve sottostare a quel, e quindi fa pagare il 3% di interesse. Non è possibile accettare nessun interesse, perché l'interesse aumenta il volume del debito, di quel 3% che non esiste sul mercato. No, ma l'interesse è l'anatocismo, l'interesse ne produce un altro, è quello il meccanismo che va stroncato. No, è l'anatocismo. Nessun interesse, perché se io stampo 100 milioni di euro
per emetterli dal nulla e poi devo pagare tutti gli anni il 3 o il 5% di interesse per pagare. Ecco, non tutti gli anni. L'interesse è il fixed rate che tu paghi una volta, poi rimane là. Perché se tu cominci 3% l'anno, allora cavo, allora quello che stiamo dicendo non serve a niente, no? L'interesse può essere una... E allora? Sì, no, ma perché l'inflazione la paghi in euro veri, non è che la paghi in euro deflattivi, in euro sempre. Sì, ma adesso purtroppo siamo in fase di recessione. Magari vi fosse. Siamo in stagflazione, peggio ancora. Peggio. Quindi da una parte c'è la recessione economica, dall'altra c'è l'inflazione. Contemporaneamente. Capito? Quindi non è purtroppo quello che dici te, potrebbe essere una via, ma fuori dalle regole del gioco sono quelle, e se vuoi fare banca quello devi fare, perché sennò ti fanno chiudere il giorno stesso e ti mettono in galera. La stagflazione come hanno fatto con Auriti, né più né meno. Comunque un circuito privilegiato va messo, comunque la circolazione del fatto della comunicazione sociale deve diventare una forma di monetazione alternativa. Ma è quello il principio.